non sia quella corretta, quella di creare una nuova struttura, nuova burocrazia. Credo che sarebbe più importante investire nelle forze dell'ordine e cercare di dimostrare che la sicurezza è una priorità. Però il tutto, qualsiasi azione su cui siamo pronti a confrontarci, deve essere seguita da un messaggio, finisco Presidente, un messaggio di rispetto nei confronti della magistratura. E da questo punto di vista forse qui qualcuno dovrebbe farsi un esame di coscienza. Chi da una parte ha occupato quello stesso tribunale con a capo l'attuale Ministro dell'Interno e chi dall'altro nell'ultimo anno ha parlato dei magistrati come di persone che facevano più ferie degli altri? O che ha affrontato il problema della responsabilità civile dei magistrati come prioritario rispetto all'anticorruzione. La Grazie. ringrazio, adesso il collega Squeri, prego. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ancora una volta esprimiamo il sincero cordoglio di tutta Forza Italia alle famiglie delle vittime, Fernando Ciampi, Giorgio Erba. Lasciatemi usare il termine nostro amico Lorenzo Clarisa Appiani. Milano è stata violata con un triplice efferato omicidio compiuto in uno dei luoghi simbolo e in uno dei luoghi più protetti, o perlomeno, visto ciò che è successo, che dovrebbero essere tra i più protetti, il Palazzo di Giustizia. Come non condividere dunque le parole pronunciate ieri dal Cardinale Scola all'omelia dei funerali di Stato, quando dice che questa tragedia ci lascia ancora più sconcertati perché si è consumata in un luogo emblematico, un pilastro costitutivo della vita civile del Paese. Essa ci appare come una tremenda espressione di un male inaccettabile. Come porvi rimedio? Come stare di fronte alle bare di questi nostri fratelli, a cui la vita è stata rubata in modo tanto atroce e sconvolgente. La risposta a questo quesito deve chiamare tutti i rappresentanti delle istituzioni a un atteggiamento responsabile, lontano da sterili polemiche o facili demagogie. Noi non condividiamo chi ha voluto leggere il folle gesto di Claudio Giardiello come atto rivelatore di un clima che c'è oggi contro la magistratura. Nulla di tutto questo. Giardiello è stato spinto da una rabbia folle e violenta che gli hanno fatto scrivere un tragico copione dove lui era la vittima di un complotto che lo ha portato al dissesto, complotto per il quale tutti gli attori coinvolti, il giudice, ma non solo, l'ex avvocato, il PM ancorché mancato nello sparo, i soci ancorché uno sia stato ferito, il commercialista dovevano pagare con la vita. Disperazione, animo violento, follia, ecco il clima intorno al quale si è consumata la tragedia. Che però ha potuto accadere perché in un luogo emblematico, un pilastro costitutivo della vita civile del paese, come dicevamo. E qui i sistemi di sicurezza hanno dato prova di avere buchi e falle. Sarà un caso, ma un mio conoscente mi raccontava tra lo stupito e il preoccupato che nello stesso pomeriggio del tragico giorno della strage eseguita a Milano era entrato qui a Roma, passando lateralmente dentro il Tribunale di Roma per l'appunto, lateralmente, esternamente, cioè fuori dal metal detector, senza che nessuno obiettasse nulla. E se il sistema di sicurezza dà prova di avere buche e falle, è necessario intervenire. E magari non affidandolo a un semplice servizio di portierato, così come è avvenuto a Milano, e magari nel contesto di promuovere chi opera nella sicurezza, sarebbe anche meglio smettere di alimentare, questa volta sì, un clima dove gli appartenenti alle forze dell'ordine sono messi alla berlina e non sentono quella vicinanza che invece meritano di avere. Tra 2 settimane comincia l'Expo e per 6 mesi Milano sarà al centro dell'attenzione mondiale. Immaginiamo purtroppo da parte anche di quei terroristi che vogliono mettere in mostra ciò che di malvagio e criminale sono capaci di compiere. E ogni giorno purtroppo nella vetrina del mondo siamo spettatori di quanto stiano facendo in termini di malvagità e di criminalità.
E se per quello che è successo lo scorso giovedì è necessario accertare chi, come e perché è sbagliato, e sarà compito chiaramente della magistratura a svolgere questi accertamenti, noi chiediamo che siano messe in atto tutte le energie e le risorse per elevare il livello di efficienza dei controlli, soprattutto nei luoghi sensibili dal punto di vista della sicurezza, e chiediamo fortemente che il governo agisca in tal senso. Grazie collega. Adesso il collega Bernardo, prego. Grazie Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi. Innanzitutto, anche a nome di Area Popolare, la volontà di esprimere quel cordoglio e quella vicinanza alle famiglie delle vittime e dei feriti. Tutti quanti credo che abbiano seguito, seppur non direttamente, i funerali che ci sono stati ieri a Milano e a Monza. Ebbene, io credo che Milano debba essere un simbolo di quella unità di cui il nostro Paese ha bisogno. Anche perché rivedere quello che è accaduto nei giorni scorsi e quanto purtroppo avviene